Ehi la ciurma, io sono Marzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Ci siamo lasciati nell'ultimo video al villaggio dei pescatori dove abbiamo appunto avuto delle notizie sul guaritore spagnolo che è purtroppo deceduto e quindi dovremmo andare a cercare un pazzo sciamano sulle montagne. Direi che però preferirei prima continuare la nostra ricerca della donna smarrita nella foresta e della sua compagnia. E quindi direi che andiamo a esplorare quella parte della mappa che ci manca per capire un attimo. Allora, razioni, metterei tutti a carne visto che ne abbiamo e farei così 74-76, proviamo. Ottimo, buona cosa. Qua c'è un piccolo sentierino, mi sa che siamo ancora troppo. Ah, forse per la capanna di Orocobix, che dovrebbe essere lo sciamano. Quindi mi sa che ci conviene continuare ad andare in questa direzione piuttosto che in quella dove c'è lo sciamano. Dovrebbe essere lo sciamano. Allora, qua siamo di nuovo sulla costa, però. Mannaggia, allora. Andrei a prendere quella scatola, quella cassa più che altro, ed esplorare un pochettino per vedere se per caso si intravede qualcosa in zona, ma non si intravede un fico secco di niente. Ci accampiamo di nuovo per la notte, direi che appunto tutti mangiano carne. Ah già, è vero, costa è comodo sia per guardia che per caccia. Direi che posso togliere magari anche lui, lo metto a conservare erbe. No, ma come hanno rubato dei tesori? Eh sì, prima di andare a letto ti siedi nella tua tenda per un po', studiando attentamente le mappe disegnate a metà e pianificando il percorso del giorno successivo. Quando le linee iniziano a confondersi sulla carta e l'umidità comincia a pesare sulla tua mente, esci dalla tenda per prendere una boccata d'aria fresca. Tranne i soldati di guardia, sono tutti andati a dormire. Solo lo studioso Carlos Zarraga è ancora seduto mentre si scalda le mani vicino al fuoco da campo. Alla fine del suo turno, Bernardo Trevino si siede accanto al filosofo e inizia a togliersi l'armatura. Signor, siete un uomo istruito. Carlos ridacchia, grazie. Continuiamo ad ascoltare. Ditemi, credete che la cultura dei nativi sia inferiore alla nostra? Sì, lo credo. Perché? Beh, abbiamo tecnologie che loro non possiedono, acciaio e polvere da sparo. Abbiamo arte, libri, opere teatrali, musica raffinata. Abbiamo il cristianesimo, la conoscenza di Cristo, l'amore di Cristo. Abbiamo un'architettura più avanzata, le case che costruiamo per noi stessi sono più solide e meglio costruite. Così come le nostre chiese e le nostre fortezze. Sì, ma cos'è la cultura allora? Si può affermare che questi metodi moderni ne facciano parte? Gli edifici che costruiamo sono da considerarsi parte della nostra cultura? Suppongo che si possa definire la cultura come l'opposto della natura. Ma questo è davvero assurdo, la cultura deriva dalla natura in un certo senso, non è vero? Cosa intendete dire? A me sembra che creare culture faccia parte della nostra natura. Noi, in quanto esseri umani, la elaboriamo inevitabilmente. La cultura viene da Dio. Dio ha creato la natura e noi siamo stati creati come parte di essa, giusto? Poi attraverso noi la natura ha dato origine alla cultura, giusto? Io suppongo. Si può davvero affermare che la natura potrebbe creare qualcosa che sia esterna alla natura? Che la natura può dare origine al proprio opposto? Potrebbe avere senso una cosa del genere? Oh sì, in effetti credo che, non sia, che sia uno schema comune. Spero che questo non sia troppo astratto, ma il rosso e il verde sono opposti, giusto? Un pittore direbbe così almeno. Ma sono entrambi colori, sono la stessa cosa, ma all'interno di quel campo essi sono opposti. Allo stesso modo, prendendo un riferimento meno astratto, il nostro Salvatore Gesù Cristo è considerato come l'opposto di Satana, ma entrambi sono stati creati da Dio, sono simili, eppure sono opposti. Perché
Penso che affinché una cosa possa essere l'opposto di un'altra, le due cose debbano anche essere simili tra loro. Posta questa condizione, e se accettiamo che la cultura sia stata generata dalla natura, non vedo nulla di irragionevole nel definire le due cose come opposte. Sono entrambi concetti categorie. Tutto ciò che appartiene a una è il contrario dell'altra. Oddio. Qualcosa non può essere sia natura che cultura? Penso che lo si possa affermare, la cultura può avere come soggetto la natura, un dipinto che rappresenta una bellissima foresta, per esempio, o delle montagne, e abbiamo stabilito che la natura può dare origine alla cultura. È come un uroboro, il serpente che si morde la coda. Allora forse possiamo giudicare una cultura superiore rispetto a un'altra cultura a seconda del grado di somiglianza con la natura? Ben fatto, amico mio, siamo tornati al punto di partenza, ma adesso possiamo rispondere alla nostra domanda iniziale. Sì, di sicuro direi che la cultura taina è meno avanzata della nostra, perché è più vicina alla natura. La nostra cultura è più distante dalla natura rispetto alla loro. Vi ringrazio, signor Zarraga, ma adesso mi sembra di capire ancora meno di prima. Bene, questo significa che siete diventato più saggio. Qual è lo scopo della filosofia se non quello di mostrare ciò che non si comprende? LOL. Comunque abbiamo perso mille tesori. Hanno trovato carne, ok, ma abbiamo preso 496 tesori. Allora, proseguiamo lungo la costa ancora, vediamo un po' come... La situazione, riusciamo a vedere, non si vede proprio nulla da sta parte qua. Farei di nuovo così. Decidi di partecipare alla caccia di stasera per non perdere l'abitudine. Il gruppo è stato diviso per seguire tracce diverse degli animali e tutti ritrovi insieme a Leandro Pintado di nuovo. Alejandro è abile nella caccia, ma neanche tu sei così male. Mentre seguite le tracce della vostra preda, Leandro ti dà alcuni suggerimenti utili e tu fai lo stesso. Le partite di caccia mi fanno sempre tornare in mente quando andavo a caccia con mio padre, anche se era evidentemente più bravo di me. Cercava sempre di farmi sentire al pari di lui. Era sempre felice quando gli dicevo qualcosa che lui ovviamente sapeva già. Vostro padre era il visconte? Lo era a quei tempi. I suoi possedimenti erano modesti, ma completamente ricoperti di foreste. Andavamo spesso a caccia insieme. E che cosa è successo a vostro padre? Alejandro scuote la testa e il tono della sua voce ti fa capire che la conversazione è arrivata a un punto morto. Politica. Segui Leandro per la fitta foresta per un po', fino a quando non rompe di nuovo il silenzio. È stata dura abituarsi a questa vita? Sempre in viaggio in mezzo alla natura. No, anche io ho avuto un padre a cui piaceva la caccia. Veramente? Beh, questo spiega perché sembrate così a vostro agio da queste parti. Quando ho detto che so cosa vuol dire cambiare vita è perché pensavo che anche voi aveste avuto delle esperienze simili. Comunque si sente molto la presenza di Dio qui, non è vero? Qui lo stile di vita è molto più semplice, niente politica e falsità. Ci siamo solo noi e la terra che Dio ci ha donato. Ok. Allora, vediamo qua sopra c'è qualcosa. Sette unità di legname, non so se salire in questa direzione. Andiamo in qua verso sta cosetta, così magari riusciamo a vedere se c'è. Cos'è quel puntino rosso? Ah, è l'obiettivo che abbiamo messo per arrivare. Mi sa che non è ancora qua, dobbiamo andare oltre. Beh, innanzitutto accampiamoci per la notte. Assegna tutti un'unità di carne e cubo, ce n'è anche in avanzo.
Allora, metterei lui a cacciare, metterei un cacciatore invece a conservare. Ottimo. Speriamo che trovino abbastanza con il 67%. Ma no! Ho perso 21 unità di medicina. E la caccia ritorna quasi a mani vuote. Porca di una miseria. 5 unità di metallo. Allora, qua mi sembra che non ci sia nulla di interessante, perché qua poi dopo secondo me ci ricongiungiamo in quella direzione. Quindi proseguirei ancora sulla costa. Qua c'è un sentiero. Proviamo a iniziare a percorrerlo, a vedere dove porta. È indicato sulla mappa quel sentiero? No. Poi c'è tutta questa zona ignota, ma le montagne avevano detto che era nord-ovest, quindi. Consumo 5 unità di carne, di provviste. E quante medicine abbiamo? Lo sappiamo, ce lo dice. No, dovrei guardare nell'inventario. Ottimo! Hanno preso abbastanza carne. Inventare, quante medicine abbiamo? 86, no, beh, ci sta. Allora, andiamo in qua. Non si vede nulla di nuovo in realtà da sta zona. Provo a continuare oltre, a vedere dove ci porta. Vedo qualcosa là, ma non riesco a capire di cosa si tratta. Delle barche? Ma allora, la guardia si è resa più difficile, come anche la caccia, e speriamo di riuscire a. Ottimo, le difese resistono. Ah, abbiamo trovato solo 7 unità di carne. Porca miseriaccia. Allora, 7 unità di metallo, vero? No, di legname. Non so se tornare in questa direzione, vedere se per caso si riesce a percepire qualche cosa nei dintorni, no? Forse qui in fondo, salire qua in fondo. Siamo quasi al limite, forse in questa zona dove si sono persi. Uh, 18 unità di carne. Ok, hanno bisogno di servitori per prendere la gente là. Ottimo. Quindi abbiamo 28 unità di carne, è davvero buono. Proverei a salire qua su, vedere se per caso sono. Si sono persi in queste montagne qua. Non vedo nessuno. Qua ci sono delle erbe che potrebbero tornare utili, ma. Non si vede nulla qua in questa zona. Qua c'è lo spiazzo, ma non vedo nessun evento o indicatore di altro genere. Abbiamo esplorato praticamente tutta la zona del nord-ovest. Vabbè, vediamo un attimo. Qua tra l'altro non ha più preso esperienza nessuno, no? Allora, abbiamo bisogno innanzitutto che Aleandro conservi un pochettino di carne, perché qua ci va male tutto. E
Ci proviamo. Vediamo un po'. Ah! Male, male, male. Mi sa che stiamo finendo nel nulla qua, perché... E proviamo a scendere giù di qua. Qua siamo proprio nel fitto della giungla. C'è un forziere qua, ma cos'altro? Nient'altro forse. Ma non è già se è fitta la giungla qua. C'è un forziere anche là dietro, ma non è quello che mi interessa di più. Però qua ci stiamo allontanando di nuovo dalle montagne, boh, nella zona di giungla. Allora, farei caccia di nuovo tutti, razioni, mettiamo un'unità di carne a tutti quelli che possono mangiare carne e speriamo in bene. Ottimo, 12 di carne e le difese resistono. Allora, andiamo in là intanto. Cos'è quello? Ah, un forziere. tesori, ottimo. Mi sa che qua non c'è altra roba da esplorare, dobbiamo andare in questa direzione. Proviamo a salire di qua, sì. Ma domani questo, allora, tutti mangino carne. E proviamo di nuovo così. Solo 7 unità per domani. Sono degli alberi quelli o cosa? Sì, sono degli alberi. Se andiamo in questa direzione. Niente. Ancora non si trova nulla, molto strano tutto ciò. Molto strano tutto ciò. Ci hanno rubato del metallo. Almeno abbiamo carne, sì. Di qua siamo già passati in no. Non abbiamo esplorato quella zona, ma andrei qua a vedere un po'. Nulla, nulla. C'è un forziere qua, ma null'altro. E tra l'altro qua nella missione quella di esplorare le montagne, ne abbiamo scoperto giusto la metà dei cairns. Solo 7 unità di carne, no buena. Dei tesori, ma... comunque non siamo venuti a capo di dove sia quella zona là. E non so neanche se si può continuare a salire in questa direzione. Là mi dice di no, 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 no. Queste montagne sono invalicabili, quindi abbiamo fatto tutta questa strada qua per niente alla fin fine. C'è
C'è un affare verde là dentro, ma possiamo arrivarci? No, però vedo qualcosa. No, forse sono solo le foglie. Dobbiamo per forza tornare indietro, perché qua non possiamo andare da nessuna parte. E poi tagliare qua sulla destra e esplorare quella zona là che non abbiamo mai visto. Perché qua sulla sinistra dubito che riusciamo a trovare della roba. Oh, 12 unità di carne, meglio così. Allora, proviamo ad andare in linea retta, vediamo un po' qua. E no, alla sinistra non si può, ci sono le foreste fitte. Quindi mi sa che dobbiamo andare qua. In questa direzione, se possibile. Ci sono dei nativi. Ah, facciamo un salvataggio innanzitutto. E là c'è un laghetto. Allora, io avanzerei un po'. Mi verranno addosso, cercheranno di ammazzarmi. Mangiate tutti carne e speriamo che vada bene. Sono 7 unità. Allora. Dovremmo andare proprio dritti, ma qua c'è foresta. Allora io proverei a deviare un po' in là. Ah, non mi stanno seguendo i tizi. Ok, non ci bastano più i movimenti. No, aspettate un attimo, voglio capire se per caso si intravede qualcosa qua nei dintorni. Invece no, non si vede proprio un fico secco di niente. Allora, là c'è il laghetto che dà quella specie di evento. Delle erbe, là ci sono. Ok. E nient'altro. Sì, ci sono delle erbe là. E quali sono altre erbe? Boh, vedo qualcos'altro là dietro. Ma niente di che. Vabbè, ci fermiamo per la notte. Mm, 12 unità di carne, ok. Stiamo pian piano diminuendo con le provviste qua. Proverei a scendere in questa direzione, anche se siamo proprio nel fitto della giungla qua. Delle erbe che non fanno mai male e là c'è un tesoro. Cosa ho visto qua dietro? No, forse sono solo le montagne che mi hanno illuso, non c'è un... No. Allora. Mangiate tutti carne. E ha rubato 11 medicine. Porca la miseriaccia. Dei tesori. Proverei a vedere un attimo là l'evento, vedere che cosa capita. Più di 12 non mi prendono comunque, eh. C'è una volta 7 e una volta 12. Ah, ok, il lago ripristina i movimenti, ok. Allora, 5 erbe. Niente da fare qua e là restano i selvaggi, vero? Sì. Rischio di incappare nei selvaggi. No. Come ne usciamo però da sta foresta, mo?
Ritual, cos'è sto ritual? È il laghetto come lo indica come ritual? No? Cos'è? È in questa direzione? Oltre le montagne? Ritual. Però non posso comunque passarci di qua. Forse devo fare il giro largo, non lo so. Qua sono altre zone già esplorate. Proverò a ritornare in là verso la costa. Oh, allora, Raffaele si avvicina con discrezione e si rivolge a te guardandoti dritto negli occhi. Capitano, posso parlarvi in privato? Certo, Raffaele. Raffaele, tu stai qui ai confini del campo, lontano dai tuoi servitori e dagli altri membri della spedizione. Incrocia le braccia davanti a sé e si schiarisce la voce. Capitano, sono giunto per rispettarvi in questi ultimi mesi, ma temo che non potreste mai farvi un'idea corretta del genere di uomo che io sono. Suppongo che conosciate la storia di come sono giunto ad arruolarmi nella vostra spedizione. Credo vi abbiano detto che completamente ubriaco ho ucciso mia moglie e mio figlio in un raptus di rabbia. La verità è, in un certo senso, non altrettanto imperdonabile, e forse pure peggiore. Scusate, ma sto finendo la voce. Una volta ero al servizio del conte Eusebio Guanarteme, e beh, qui lontano dalle pastoie della vostra vecchia società, nostra vecchia società, mi sento libero di dirvelo. Il conte Guanarteme era un uomo crudele, cinico senza pietà. E soprattutto dotato di un'insaziabile sete di potere. Io non vorrei dire né una né l'altra. Nella mia esperienza molti nobili sono così. Per realizzare i propri fini disponeva di un piccolo gruppo di uomini attentamente selezionati, di cui io facevo parte. Inizialmente ero al servizio del conte come esattore delle tasse. Il conte in tali questioni non aveva pietà, come nella maggior parte delle situazioni, essere onesto, e noi eravamo poco più che una banda di ruffiani che usava le maniere forti con i contadini che vivevano della terra di Guanarteme. Un giorno ingaggiò me un collega per un lavoro diverso dal solito. Vedi, godevamo di una certa considerazione per la nostra efferatezza. In realtà io volevo semplicemente compiacere il mio signore per migliorare la mia posizione. Il mio primo incarico fu di uccidere un barone in una zona remota della regione. Non ho mai saputo quale fosse il vero scopo di quell'omicidio. Ammazzare un barone non era di certo un compito facile, ma lo è diventato grazie ai contatti e alle risorse del conte, il quale ci ha anche dato un piano minuziosamente dettagliato. Ci assegnarono solo quattro compiti di questo tipo in un lasso di tempo di un po' meno di 9 anni, da quel che ricordo. All'inizio ho continuato a svolgere l'incarico di esattore delle tasse, ma ben presto divenne solo una copertura. La quarta volta fu anche l'ultima. C'era un piccolo errore nel piano del conte, qualcosa che non avrebbe potuto prevedere. Purtroppo non siamo riusciti a improvvisare una fuga. Sono morte persone che non sarebbero dovute morire, tra cui il mio compagno. Mi hanno arrestato e interrogato. Alla fine sono riusciti a farmi parlare sotto tortura e a farmi rivelare il nome del mio signore, nonostante sapessi quali sarebbero state le conseguenze. In seguito mi hanno informato che il conte aveva fatto uccidere mia moglie e mio figlio. Se quel che dite è vero, sono profondamente addolorato per la vostra perdita. Non sono mai ritornato a casa. La corte è stata indulgente con me. Ancora oggi non so perché. E quindi sono venuto da voi. Non passa un giorno in cui non mi penta di quello che ho fatto. Se solo fossi stato più forte, se fossi riuscito a tacere fino alla morte, la mia famiglia sarebbe ancora viva. Ma raramente si riesce a fare ciò che si vuole. Siete la prima persona a cui ho confidato il mio passato. Devo condividere con voi la mia vigliaccheria. Vi ringrazio di avermi accettato nella vostra spedizione, malgrado quello che sapete sul mio conto. Sono un assassino, ma non del genere che vi hanno fatto credere.
Vi ringrazio per avermelo raccontato. Vi credo, Raffaele. Grazie, Capitan Mazzetes. Volevo solo che sapesse la verità sul mio conto. Meritate di conoscerla. Brutte storie che hanno i nostri uomini, effettivamente. Sono tutti un po' dei derelitti, ecco. Dove stiamo tornando adesso qua? Stiamo tornando di nuovo nella stessa direzione. Anzi, siamo quasi sulla strada, probabilmente. Ah, eccola, la vedo la strada. Direi che dopo questo però possiamo fermarci. Continueremo l'esplorazione nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso l'aveste già fatto e lasciare un commento qui sotto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.